Buongiorno Milano da Palazzo Marino. Vorrei dire innanzitutto alle mamme in ascolto che stamattina ho ufficialmente lanciato la battaglia del pennarello, e cioè mi avete in molte segnalato che non si trovano nei supermercati articoli di cartoleria, pennarelli, quaderni, per voi fondamentali per far studiare i vostri ragazzi. Perché non si trovano? Perché non sono considerati articoli essenziali secondo il decreto del governo, ma lo sono. Per cui ne ho parlato col prefetto, ne ho parlato col governo, speriamo che la risolvano in fretta e magari senza aspettare un consiglio dei ministri. Ieri lunga videoconference con un centinaio di sindaci di grandi città del mondo. È stata organizzata la C40, che è l'organizzazione che ci riunisce e che è presieduta dal sindaco di Los Angeles, il quale ha chiesto a due sindaci, e cioè a quello di Seoul e a quello di Milano, di relazionare sulla situazione. Ci siamo confrontati per capire cosa fare adesso, che misure prendere, ma anche per immaginare come si progetterà la riapertura delle nostre città. E il confronto con loro è veramente importante. A proposito di riapertura, capisco che è prematuro in questo momento immaginare, non sappiamo quando riusciremo a riaprire. Però io non voglio che Milano sia impreparata quando si potrà. Probabilmente sarà una riapertura a step, a tempi, ma vorrei dirvi che sto lavorando su alcuni capitoli. In particolare ve ne cito tre. Il primo, come rimodulare le infrastrutture, e cioè dalle infrastrutture in mobilità, per esempio le metropolitane, alle infrastrutture digitali, per esempio la disponibilità di banda larga. Il secondo capitolo, come usufruire degli spazi pubblici, dei luoghi pubblici. Anche qua alcuni esempi, da San Siro a un cinema e a un teatro. Come si entra, come si esce, come si gestisce il momento in cui si è vicini. Non è semplice, bisogna pensarci veramente prima. E il terzo, come far ripartire l'economia. Io presumo che alle grandi aziende penserà il governo, ma io mi devo occupare di quel piccolo tessuto economico e culturale che è in gran parte la vita di una città come Milano. E infine, ieri è stato annunciato che il Salone del Mobile 2020 non si terrà. È una decisione che purtroppo devo condividere. Aspetteremo il 2021 con pazienza, ma con grandi aspettative. C'è una cosa positiva, è che nel mondo non c'è un'alternativa al Salone del Mobile, quindi noi, ma anche il mondo, aspetteremo la primavera milanese del 2021. Buon sabato a tutti voi.